Nuovo video, ultima missione di Just Cause 3. Io, come promesso, ho completato tutte le missioni principali e secondarie. E niente, insomma, ho fatto praticamente tutto, ho liberato tutto. L'unica cosa che non ho fatto, ma perché non ho trovato alcun interesse nel farlo, è fare i salti, dove praticamente sono questi punti qua che vengono segnalati. Bisogna praticamente saltare sul trampolino e buttarsi con un veicolo e saltare giù dal veicolo e farlo esplodere. Nulla di particolarmente difficile. Mentre invece per quanto riguarda le missioni secondarie le ho completate tutte. Adesso qua mi dice 97%. Queste qua sono tutte completate, mi dice 97% perché ho lasciato indietro solamente l'ultima missione dell'ultimo atto, dell'atto 3. E quindi questo mi lascia presupporre in modo abbastanza certo che questa sarà proprio l'ultima missione, l'ultimo video. Allora, l'ultima missione intitolata Figlio di Medici. Ah, nel frattempo io ho con i collezionabili ho sbloccato diverse armi, tra cui un'esotica che è questa, che adesso andrò a provarla, anche perché non l'ho mai fatto. Ah, questo sembrerebbe essere Sembra letale. Ok, questo qua è sempre un lanciagranate, però le tira tipo palombella. Mentre invece questa che è l'ultima arma che ho sbloccato, questa invece liberando i forti è veramente figa. È veramente figa perché è una roba stratosferica. Per rendere l'idea, adesso lancerò la richiesta con un segnalatore per ricevere un elicottero. Eccolo. Veramente velocissimi, mica come Poste Italiane. Allora, ora per rendere l'idea sparerò un razzo da qua. Cioè, questa è veramente. Non ho ancora avuto modo di provarla. È veramente un'arma micidiale. Mentre invece per quanto riguarda le sfide, do giusto mentre mi dirigo all'ultima missione, intanto vado a prendere il carico di munizioni, do giusto un paio di consigli ultimi sulle sfide, anche se alcuni poi li ho già dati nel corso dei video precedenti. Allora, partiamo da quella più semplice. Allora, le sfide di tutelare. Allora, le sfide di tutelare non c'è nessun consiglio, bisogna fare pratica, andare giù a testa bassa, continuare a farle, padroneggiare bene, capire bene com'è la deviazione della tuta e continuare a farle per poter beccare chiaramente il pallino centrale del cerchio e continuare a farle finché non si riesce, non c'è nessuna tecnica, nessun consiglio particolare che posso dare, a parte il fatto che, però è una cosa magari mia personale,
Io quando devio con la tuta tendo sempre a andare verso l'alto perché rallenta un attimino la velocità e quindi mi dà maggior controllo, però a parte questo nessun'altra cosa. Queste che sono quelle là, metto il segnalatore. Sono quelle là, praticamente quelle su quella montagna sono veramente toste, bisogna armarsi di pazienza e continuare a farle. Altre sfide, allora le corse esplosive, nulla di particolarmente difficile, bisogna andare veloce perché sennò si va a perdere tempo e quindi punti e lanciarsi giù dal veicolo in tempo. L'unica che mi ha dato veramente problemi è questa qua, si chiama esplosione laguna. Però questa esplosione ha un glitch, ha un problemino, nel senso che c'è una sorta di barriera invisibile che ti fa esplodere la macchina prima che tu la mandi contro l'obiettivo. Per chi non lo sapesse, praticamente le macchine sono cariche di esplosivo. Devi andare il più veloce possibile e farle scaraventare contro l'obiettivo, come fa vedere nel video in alto a sinistra. Questo c'è un glitch, io l'ho trovato la soluzione. Se avete dei problemi potete andare a vedere nella playlist sfide, dove ci saranno tutte le sfide che ho fatto e dove ci sarà anche questa esplosione laguna, e va a risolvere questo problema. Poi le sfide raccolta, vabbè, le sfide raccolta sono facili, si fanno senza problemi. Le sfide barca. Le sfide barca all'inizio ti danno delle barchettine del cavolo, anzi di merda, è praticamente impossibile prendere il massimo degli ingranaggi con le barche che ti vengono date inizialmente. Io, però, in tutte le sfide con i veicoli ti dà la possibilità di cambiare il veicolo, da quello predefinito che ti dà di base a uno che tu hai ottenuto. Diventa tutto molto più semplice con questa. Questa è un'imbarcazione, si chiama Corvetta Ribelle, ha praticamente un lanciarazzi che spara, insomma, vi permette comunque nelle sfide furia con le navi di andare a distruggere quindi gli obiettivi e quindi ottenere in pochi tentativi, ma anche da subito il miglior punteggio. Quindi io vi consiglio di andare a sbloccare prima questa questa nave. Dove si sblocca questa nave? Questa nave io l'ho sbloccata conquistando questo Porto Tridente. Adesso io non lo so se le navi ti vengono. Questo è l'ultimo porto che ho conquistato, quindi io suppongo che adesso non so se va in preciso è proprio questo, oppure se questa nave ti viene data con l'ultimo porto conquistato a prescindere da quale sia. Io penso che comunque sia questo che ti dà la possibilità di prendere questa nave. Poi le sfide furia con le altre armi, bene o male, sono fattibili. Un altro consiglio è se allora con le sfide furia, chiaramente voi quando andate a distruggere un obiettivo vi viene dato un moltiplicatore che arriva al per 8. Quindi, quando distruggete un oggetto che vale 1000, ve lo moltiplica il punteggio per 8. Quindi partite sempre da gli oggetti che danno meno punteggio. Una volta che avete il per 8, puntate a distruggere gli oggetti più grossi, quindi quelli che vi danno il maggior punteggio, in modo tale che voi avete il moltiplicatore
al massimo e ottenete un punteggio moltiplicato per 8 di tanto, quindi non di 1000, magari di 10.000, per dire. Quindi niente, a parte questo, allora, poi l'unica cosa che ho trovato difficile è questa qua. No. È questa qua, Furia Task. Io questa non sono riuscito assolutamente a farla con Furia Task. Si trova sempre qua dove c'è la montagna delle discese. Non sono riuscito a farla con l'arma predefinita che veniva data di base, ma l'ho fatta con il lanciarazzi che vi ho fatto vedere prima. Perché questa qua veniva data questa qua di base, praticamente questo qua è un segnalatore che con un laser tu segnali e passa il caccia che spara fa un bombardamento aereo. Però non sono riuscito a farla perché il caccia passa dopo tanto tempo e quindi mi faceva scendere il moltiplicatore, perché il moltiplicatore dopo se non fai distruzioni dopo un po' scende. Mi scendeva il moltiplicatore e non riuscivo a ottenere un grande punteggio. Questa sfida l'ho fatta con questa. Questa la si ottiene con i collezionabili, mi pare. Non so, ne sono sicurissimo. Comunque dovrebbe essere con i collezionabili. Quindi vi fate tutti i collezionabili e poi andate a fare di nuovo questa missione e la farete senza problemi. In 2-3 tentativi la fate. Poi direi che l'ultimissima cosa, le sfide aeree. Le sfide aeree è inutile, ma è inutile provare a raggiungere il massimo delle stelle subito. È inutile. All'inizio con le sfide, allora, con le sfide aeree potete usare in quasi tutte le sfide a parte qualcuna, ma poi dopo vi danno i caccia più veloci, usate quelli. È abbastanza intuitivo, però con le sfide aeree nelle prime missioni, sto sbagliando, non devo andare in cima alla montagna ma devo andare di qua. Con le sfide aeree nelle prime missioni non riuscirete mai a raggiungere le 4 stelle, dovete accumulare 3-4 stelle a sfida, andare a sbloccare questo mod. Turbo 2, Turbo Aereo 2. Con Turbo Aereo 2 i veicoli vanno veramente veloci e non ci sono problemi, le sfide le fate in un attimo. Niente, nessun altro consiglio, direi che si può andare a fare tranquillamente l'ultima missione e andare a finire questo gioco che comunque mi ha tenuto incollato un bel po' di ore. Al termine della missione mi permetterò di dare delle considerazioni dei miei pareri personali e andare a indicare quelli che sono stati, insomma, quelli, i punti positivi di questo gioco che ho visto. E anche quelli negativi, perché comunque non mi sbilancio già, ma già l'ho detto, a mio avviso questo gioco non è assolutamente un capolavoro, comunque è un gioco che vale la pena essere giocato. Ultimissime sfide che non ho accennato, ma perché non c'è molto da dire, sono quelle degli sprint auto, corse automobilistiche a checkpoint. Quelle vale lo stesso discorso della tutelare. Bisogna andare a farle, ma non sono difficili. Per quanto riguarda la tutelare, ad esempio, io ho trovato molto difficile scendere in picchiata e curvare. Mi fa perdere un sacco di controllo, mentre invece quando ho bisogno di curvare di solito faccio così, punto verso l'alto e curvo leggermente e vado poi a puntare successivo. Con la tutelare gli obiettivi
in quelle più difficili sono dal picco della montagna verso il basso. Quindi io con questo metodo, ma è, comunque si tratta di un metodo che ho trovato io personale, che mi ha permesso di completare le sfide. Poi chiaramente, come ho detto prima, quelle difficili sono da fare. Ultimissima cosa, ho finalmente preso dei nuovi auricolari, quindi non si sentirà più la voce, il rumore da chiesa, ma insomma, per come li ho impostati, adesso spero che sia nel modo ottimale, dovrebbe sentirsi un ottimo audio del gioco, quindi non ci sarà più quel Le frastuono dei loro video morti non precedenti. saranno vane. Dalle ceneri delle fiamme di Di Ravello, Medici potrà rinascere come la Fenice. Il mondo libero gioisce con voi. Brindate alla vittoria, gente di Medici, perché oggi la guerra è finita. Rico, per Dima, per tutta Medici. Di Ravello è ancora là fuori. Dobbiamo trovarlo ed eliminarlo. Ehi, perché non state festeggiando? Molta brava gente è morta, Annika. Ci hanno informato che un avanzato elicottero militare si è allontanato dalla torre prima che crollasse. Dov'è ora? Le mie fonti mi dicono che è volato nel vulcano e nessuno l'ha visto tornare. Non possiamo lasciarlo fuggire. Siamo con te, Rico. Andiamo a prenderlo, Rico, per Dima. Vediamoci al vulcano, ma attento. Di Ravello non si arrenderà facilmente. Stiamo venendo a prenderti, bastardo. Ok, direi che siamo veramente alla resa dei conti questa volta. Penso che si sia nascosto nell'isola. Vai verso il vulcano, Rico. Ci vediamo lì. Allora, esatto, quell'isola lì che è quella lì che io all'inizio pensavo si trattasse di un'isola fatta per il DLC, però vabbè, insomma, è per l'ultima missione. Sicuramente ci sarà un'esplosione gigantesca e non vanno così a danneggiare aree dove poi, per chi non avesse completato le missioni prima, come ho fatto io, insomma, può di nuovo andare alla conquista delle aree e a livello di trama non danneggiare il paesaggio. Allora, Rico, stavo pensando, cosa hai in mente di fare quando la rivoluzione sarà finita e avremo la libertà e tutto il resto? Non lo so, io non ci ho mai pensato. È tempo di iniziare a farlo, fratello. Ok, e cosa farai tu? Stavo pensando di buttarmi in affari, sai, tipo fare un franchise dei miei garage, diventare un rappresentante, che ne pensi? Davvero? Sì. Ehi, vuoi diventare mio socio? Frigo e l'altro, venditori delle auto migliori. Le nostre auto sono rivoluzionarie. I nostri prezzi sono assolutamente folli. Voi ragazzi volete scherzare? Ah, sì. Non ascoltarla, Rico. Dobbiamo farlo. Ok, vedremo. No, partiremo in piccolo. Prima di tutto verrai a stare da nonna, come quando eravamo piccoli. E poi, nel tempo libero, potremmo finire quella macchina. Vedremo, Mario. Quando Tiravello non ci sarà più, prima di tutto mi farò una bevuta su una spiaggia tranquilla da solo. L'elicottero di Tiravello ha una blindatura al Bavarium. Sembrerebbe. Gli scudi al Bavarium non mi fermeranno. Così, fratello. Prendilo a calci. Lì dentro, Rico. Verrà lui. Ok, scorta di segnalatori così posso chiedere Siamo munizioni. tutti con te, Rico. Vieni, scendi. Ok,
siamo alla resa dei conti, ci siamo. Allora, io c'ho questo mega lanciarazzi super distruttivo. Devo stare Tira attento. giù, Rico! Aspetta che lo scudo sia abbassato! Quelle ali servono una tarpata! Eliminerò dalla faccia della terra! Stavo dicendo che il problema principale è che non è tanto l'elicottero, che questo lanciarazzi rischio di annientarmi anch'io se sono troppo vicino. Le munizioni sono finite, bisogna utilizzare assolutamente un lancio di rifornimento. Allora. No, sto sbagliando tutto, speciali. Ok. Resto nascosto dalla linea di tiro. Credo. Ci sei quasi! Hai fallito, sei morto. Non ci posso credere. Era. Era morto, ma mi sono. L'errore che ho fatto, forse ho sbagliato. Mettilo a tacere, Rico! Ecco. Madonna, mi fa ripartire da qua. L'errore che ho fatto.
fatto è stato proprio quello di utilizzare sto lanciarazzi perché non mi ha ucciso lui, ma questo lanciarazzi è veramente più pericoloso per me che per gli altri, o meglio, è anche pericoloso anche per gli altri, però insomma. Allora, direi, io mi sono trovato sempre molto bene con questo, quindi adesso provo a chiedere questo, sperando che. Abbassato, Rico! Ok, adesso non dovrei avere il problema delle distanze, quindi posso già. Aspetta che lo scudo sia abbassato! Allora, con questo è molto meglio, c'è quasi una passeggiata. Adesso si abbassa lo scudo e lo siluro. Poi tra l'altro questo ha anche il tracciamento, quindi non devi neanche mirare quasi. Me stesso. Ho permesso a questi bastardi imperialisti occidentali di corrompere medici troppo a lungo. Questo. Ah, io ho sparato, non so se c'era possibilità di fare una scelta. Ah, proprio così sacco. Finisce così. Cioè, proprio neanche un epilogo. Allora, do giusto un paio di opinioni mie personali su questo gioco. Parto da quello che mi sarebbe più piaciuto forse vedere in questo gioco, quindi anche da un po' le note negative. Allora, prima di tutto la nota principale, anzi al secondo posto, mi sarebbe piaciuto vedere un ambiente più distruttibile, tipo ad esempio quello che ci poteva essere ad esempio come motore grafico di Battlefield. Allora, io il razzo, quello super potente, l'ho provato a sparare in una cittadina, ha distrutto le ringhiere, le città, ha fatto fuori gli abitanti, sono rimaste intatte le case. Vedere magari un'esplosione dei palazzi, un crollare dei palazzi, secondo me mi sarebbe piaciuto molto e avrebbe potuto dare anche un po' di
qualcosina in più il gameplay di questo gioco. Al primo posto è la trama, che è delle missioni principali, che a mio avviso è stata proprio carente. Secondo me, per diventare, passare veramente da un buon gioco a un ottimo gioco, avrebbe dovuto inserire una trama più intensa, più gag, qualcosa di più divertente, più esplosioni, più momenti particolari che uscissero dall'ordinario, quello che non fai quando vai a conquistare gli avamposti, distruggere basi, quello che non fai nelle missioni secondarie, mentre invece qua le missioni principali sono, vai a fare le stesse cose delle missioni secondarie, quasi tutte le missioni, solo che c'è il filmatino che ti fa da storia, che alla fine non è nulla di che, un filmato magari un pochino più divertente, più gag, e un gameplay all'interno delle missioni principali più teso e un pochino più esagerato, forse, anche se il gioco è esagerato di per sé, mi sarebbe piaciuto parecchio. Ultima cosa che stavo dimenticando, che però vabbè, insomma, non mi è piaciuto tanto, ma non è una cosa, che la cosa principale è quella, secondo me, della trama, delle missioni principali, che è veramente, secondo me, non è nulla di che. E altra cosa è quando vai a liberare gli avamposti, devi distruggere gli obiettivi importanti, se muori riparti vicino all'avamposto con già gli obiettivi che hai distrutto in precedenza, prima di morire già distrutti. L'ho trovato un po' insensata come cosa, nel senso, troppo facile. Magari forse in alcuni casi è vero che ripartire tutto da zero sarebbe stato un po' pesante, però fa perdere un po' anche il senso del morire. A volte io ero lì che stavo per morire, dicevo vabbè, non mi impegno neanche più di tanto, tanto alla fine muoio, due secondi carica il salvataggio, sono di nuovo, non vado a perdere nessun progresso, e quindi secondo me questa cosa è un po'. Poi comunque li distruggi, ti piace, perché comunque un po', insomma, divertente farlo esplodere, però dopo un po' alla lunga è ripetitivo. I lati positivi, a mio avviso, sono stati comunque un gameplay che è comunque interessante, grazie soprattutto in modo particolare alla tutelare e al paracaduto, che danno una bella, comunque, un bel gameplay, insomma, danno un qualcosa di più a un gioco che altrimenti sarebbe risultato forse troppo copia spudorata di GTA e avrebbe finito per perdere, chiaramente. E nient'altro, insomma, queste sono state un po' le cose che, però c'è da dire comunque, nel complesso il gioco ti tiene, le missioni comunque, se le svolgi in modo abitudinario e di routine, possono diventare ripetitive, ma se ci metti un po' di fantasia utilizzando il rampino per distruggere gli elicotteri e inventarti te, provare a sperimentare un po' te, cambiare un po', da uscire fuori dal solito binario con le quali magari uno è abituato a svolgerle, iniziano a diventare un pochino più varie e interessanti. Altro punto positivo è, comunque, il primo punto positivo comunque, che il gioco ti dà molta possibilità di inventiva, quello sicuramente. Altro punto positivo è comunque l'ambientazione, che è bella, girarla con la tutelare e l'attrezzatura, il rampino, il paracadute è divertente, e non,
mi stanca, diciamo. Comunque ti ho mantenuto incollato per parecchie ore. E comunque anche le sfide, quindi secondo me andare a alternare le sfide sono trovate molto belle, anzi mi sembra strano che, almeno magari è un mio caso personale, che molti di quelli che hanno preso il gioco tra i miei amici non le abbiano neanche tentate le ultime sfide, che secondo me sono anche una cosa, diciamo, bella del gioco, sono belle impegnative e ti tengono. Quindi fare un po' di missioni principali, un po' di sfide, un po' di esplorazione, il gioco diventa meno noioso, come ho fatto io del resto, diventa meno noioso e comunque ti tiene, insomma, ti dà abbastanza varietà. Certo, andare a conquistare di fila tutti gli avamposti, distruggere tutto dopo il terzo, è chiaro che, insomma, inizia a diventare pesante, però alternando un pochino le cose, magari conquistare un avamposto, poi fare una sfida, poi andare a conquistare un altro avamposto, poi esplorare un po', insomma, poi fare magari una missione principale, insomma, diventa interessante. Allora, di Ravello e Morti, ancora bisognerà affrontare il resto di Ravello, competi per il controllo delle classiche vestite dell'impresa, cosa che ho già fatto. Vabbè, qua me li fa, mi chiedi se li voglio opprimere di nuovo, ma direi che ne ho abbastanza. E insomma, niente, nel complesso si tratta comunque... Ah, sono qua. Il Ministero dell'Illuminazione della... Ah, sono proprio qua. Okay. Vuole fare chiarezza su alcuni pettegolezzi riguardo la presunta morte del nostro amato generale. La posizione ufficiale del governo è che se non c'è il corpo non c'è il problema. Il generale di Ravello si deve essere preso un meritato periodo di relax. Se n'è andato. È andato! Viva il generale! Se un generale c'è ancora. E niente, insomma, comunque nel complesso è un gioco che comunque vale la pena di essere provato, specialmente per, a mio avviso, per gli amanti di Free Roaming, insomma, comunque ne è valsa la pena di tutte le ore passate. E niente, insomma, allora direi che questo video è finito, ci vediamo col prossimo video con un altro gioco, ancora non so quale, ma... penso che proverò Shield of Light. Niente, se il video vi è piaciuto, la soluzione vi è piaciuta, i consigli vi sono piaciuti, vi è piaciuto un pochino tutto, sponsorizzate il canale con un'iscrizione e mettete un mi piace. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.